Giocare a basket in carrozzina è una parte importantissima della mia identità. Mi ha davvero dato molta indipendenza e mi ha fatto capire che non c'era nulla che non potessi fare. Avrei potuto essere un atleta professionista, avrei potuto girare il mondo e ora vivo il mio essere disabile con orgoglio. Dopo essermi ritirato dalla squadra nazionale, ho iniziato a realizzare sedie a rotelle a sostegno degli atleti e del loro impegno sportivo. La mente e l'energia del signor Gibbo danno vita a una cultura per cui prima viene l'atleta. La cosa fantastica di Gibbo è che ha giocato a basket in carrozzina ad alto livello e quindi comprende le esigenze degli atleti, capisce l'impatto della disabilità su ciascuno e questo ci ha portati ad avere una delle migliori carrozzine da basket al mondo. Accompagnare e assistere la migliore squadra al mondo e vederla vincere un campionato da vicino è stata un'esperienza molto preziosa per me. Abbiamo portato un totale di 236 atleti e allenatori da 15 nazioni diverse per partecipare a un programma incentrato sullo sviluppo delle prestazioni nell'atletica leggera e nel nuoto. In questo modo speriamo di avviare una tradizione di sviluppo ed educazione ai parasport per gli anni a venire. Visitare il Giappone è stata un'esperienza indimenticabile. È stata una grande opportunità per mostrare alla società che le persone con disabilità sono indipendenti, capaci di realizzare i propri sogni e di lottare per i propri obiettivi. Gli allenamenti in Giappone mi hanno dato maggiore fiducia in me stesso rispetto al passato. Nel 2018 ho vinto le prime due medaglie internazionali per il mio paese e per il Comitato Paralimpico del Paraguay e penso che sia un'evidente dimostrazione che le persone con disabilità non hanno limiti.